Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi ci concentreremo su un tema che in realtà abbiamo già affrontato in una puntata precedente a inizio mese, che è quello dei fondi di investimento alternativi. Ecco, però appunto se a inizio mese ci siamo concentrati in particolare su quello che riguarda le potenzialità del MIV di Borsa Italiana, oggi vedremo meglio come sono strutturati, insomma, questi nuovi veicoli di investimento, quali sono le loro prospettive di sviluppo anche in vista, insomma, del prossimo anno del 2020, qual è la loro attuale regolamentazione e soprattutto quali modifiche normative possono essere introdotte per agevolare la quotazione di questi strumenti, diciamo molto importanti perché impattano anche sullo sviluppo dell'economia reale del paese. Ecco, lo potremo fare grazie a due professionisti esperti di questa tematica che sono ospiti con noi oggi e che vi presento: l'avvocato Raffaele Sansone, Managing Associate dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Buonasera, Buonasera e benvenuto. grazie dell'invito. E il dottor Fabio Brunelli, che è in collegamento Skype e che saluto, che è socio dello studio di Tanno e Associati. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Ecco, voi siete qua anche perché appunto ricordo che i due studi e voi in particolare siete stati protagonisti dell'operazione un po' diciamo modello in questo periodo per quello che riguarda i fondi di investimento alternativi, che è la quotazione di NB Aurora, che ha la particolarità appunto di essere il primo permanent capital vehicle quotato sul MIV di Borsa Italiana, con lo studio GOP che appunto come vedremo ha seguito le banche, mentre di Tanno Associati ha curato gli aspetti fiscali e regolamentari dell'operazione. Io, avvocato Sansone, mi rivolgo a lei prima di tutto e le chiedo appunto di raccontarci questa operazione, di dirci appunto quali sono state anche le criticità dal punto di vista legale. Prego. Certo, grazie mille. Sicuramente l'operazione di NB è stato un po' un caso di scuola, come giustamente osservava. È stato il primo permanent vehicle, quindi il primo fondo di investimento alternativo di private equity permanente. Permanente vuol dire che non ha una scadenza, una durata predefinita come i normali fondi di private equity, che solitamente hanno una scadenza di 10 anni, ma un orizzonte temporale più ampio, 50-60 anni anche prorogabili. Quindi nella sostanza è un fondo che non ha un'esigenza di exit rispetto alle società target in cui investe immediata o che devono in qualche modo essere correlate alla durata del fondo, ma che può in qualche modo effettuare investimenti e nel caso di specie investimenti, come giustamente ricordava, nell'economia reale, quindi in piccole e medie imprese, con una prospettiva veramente di partnership, quindi di medio-lungo periodo rispetto alle aziende in cui ha investito. Inoltre l'operazione di NB nasce nel contesto di un'operazione più ampia di acquisizione del fondo italiano di investimento, quindi ha un forte target verso la componente Italia, quindi verso le piccole e medie imprese del nostro paese. Come giustamente ricordava, è un fondo quotato sul MIV, quindi proprio perché è un fondo appunto permanent, la possibilità di uscita per gli investitori è sul mercato secondario, quindi attraverso la possibilità di vendere o acquistare appunto il titolo sul MIV di Borsa Italiana. E come dicevo, è il primo di questi veicoli di investimento, dopo una storia del MIV tradizionalmente focalizzati sui fondi di real estate, è il primo fondo con una strategia private equity e ci saranno diverse altre iniziative su cui stiamo lavorando, anche con altre iniziative, Energy, Venture Capital e altre appunto di private equity con politiche di investimento simili a quelle del fondo NB. Come giustamente ricordava, noi abbiamo assistito le banche, quindi Banca IMI, Equitasim e Citigroup, che hanno accompagnato l'emittente, in questo caso il gestore NB, nel processo di quotazione e di ammissione alla negoziazione sul MIV. Qual è il ruolo delle banche in un processo di questo tipo? Le banche sicuramente hanno un ruolo fondamentale in quanto sono un po' lo sponsor dell'iniziativa, fanno uno scouting e una valutazione iniziale sul gestore, sul team che in concreto andrà a gestire le singole operazioni di private equity nel caso di specie, ma sono anche il primo punto di riferimento nel promuovere l'iniziativa nei confronti degli investitori che sottoscriveranno in prima quotazione, quindi in fase di IPO, le azioni del nuovo fondo, le azioni del veicolo, quindi sicuramente un supporto essenziale nella fase di fundraising. Anche per le banche e anche per noi legali che abbiamo assistito le banche,
l'operazione e la quotazione, diciamo, di un permanent capital, quindi di un fondo di investimento alternativo, è un'operazione innovativa rispetto alla quotazione di una normale target, diciamo, di natura industriale. Anche la tipologia di investitori è differente, in quanto sono veicoli che per loro natura vengono sottoscritti dai cosiddetti asset owner o comunque da patient investor, che hanno un orizzonte temporale più ampio e più lungo, quindi che possono permettersi una crescita, di mantenere anche la posizione per un arco di tempo un po' più elevato. Sicuramente c'è un forte interesse di questi prodotti da parte del private banking. C'è una fascia sempre maggiore di investitori del private banking che ha necessità di accedere a forme di investimento alternative. Questo l'abbiamo visto non soltanto con i fondi di investimento quotati sul MIV, ma anche con altre iniziative. Penso ad esempio a Fideram, che ha lanciato anche con il nostro supporto diversi fondi master feeder, quindi fondi che in qualche modo sono rivolti a una platea di investitori più ampia di quelli a cui tradizionalmente sono dedicati i fondi di investimento alternative, quindi un ampliamento della base di investitori del private banking. C'è l'iniziativa di Azimuth, che ha abbassato significativamente il ticket minimo a 5.000 euro, ma ci sono anche molte altre iniziative, penso alle SIS sul Venture Capital, al mondo degli ELTIF. In generale sicuramente vi è una tendenza molto ampia a proporre queste nuove asset class in un modo un po' più semplice, un po' più immediato. In questo il MIV ha un ruolo fondamentale. Il MIV di fatto è un luogo di incontro tra le nuove iniziative, le nuove opportunità di investimento in private market e gli investitori che possono facilmente avere accesso a queste asset class. Certo, dal punto di vista banche, diciamo, comunque c'è stata diciamo una disponibilità, visto che appunto è un'operazione, come diceva lei, fortemente innovativa, per cui immagino che ci sia stato dietro tutto anche un lavoro di presentazione, no? di questo tipo di società. No, senz'altro, anche le banche si sono un po' messe in gioco nel valutare come strutturare al meglio e come rendere appunto queste operazioni di successo. Sicuramente c'è una forte esperienza maturata col mercato delle SPAC, che per alcuni versi presenta alcuni elementi di similitudine. Sicuramente le SPAC hanno avuto un successo importante sulle reti di private banking, sono operazioni che in qualche modo hanno coinvolto già una tipologia di investitore leggermente diversa rispetto a chi è interessato alla quotazione di una società industriale. Però sicuramente rispetto alla SPAC non c'è una business combination immediato, ma bisogna attendere che le scelte effettuate dal gestore producano effettivamente rendimenti in linea con i rendimenti appunto del private equity o del venture capital. Quindi sicuramente è un prodotto che necessita di essere spiegato anche agli investitori e che in relazione al quale vi sono anche una serie di elementi di attenzione legali specifici, a cominciare dal target market, per esempio in un'ottica di MiFID 2, quindi definire in anticipo quelli che sono gli investitori che avranno accesso a queste specifiche tipologie di investimento. Ecco, dottor Brunelli, a lei chiedo appunto, visto che l'operazione è stata innovativa, ci saranno state anche delle criticità dal punto di vista fiscale. Cosa ne pensa? Come è andata? Ma diciamo che il permanent capital risponde alle caratteristiche di un fondo di investimento, quindi diciamo che dal punto di vista della sua disciplina anche fiscale è trattato come un fondo di investimento. La disciplina fiscale dei fondi di investimento quindi è omogenea un po' per tutte le tipologie di prodotti, distinguendo sempre tra i fondi, diciamo così, immobiliari, che hanno un loro proprio regime, e tutti gli altri fondi. Quindi a questo prodotto si applica il regime dei fondi di investimento, che è un regime che è già disegnato di suo in modo abbastanza favorevole rispetto all'idea del permanent capital. Perché dico questo? Perché il fondo di investimento, come sappiamo, è una sorta di contenitore, cioè salvadanaio, che non è tassato nel momento in cui, diciamo, realizza i propri investimenti, riceve i proventi dei propri investimenti, ma invece prevede un prelievo nel momento in cui i proventi vengono distribuiti agli investitori. Quindi nel momento in cui l'investitore riceve per cassa i proventi distribuiti dal fondo. Questo consente quindi al fondo di utilizzare la liquidità che ha a propria disposizione, che può rivenire anche da disinvestimenti di alcuni asset o anche da dividendi, utili, ricevuti dalla partecipazione detenute, per alimentare
nuovi investimenti. Quindi la strategia del permanent capital è quella di comunque offrire una cedola annuale o il possibile al mercato, ma nello stesso tempo c'è una parte della liquidità che può essere utilizzata per reinvestire, e in questo senso sfruttando, mettendo a frutto un beneficio fiscale che è dato dal differimento della tassazione di quella che è la cassa reinvestita. Quindi diciamo che dal punto di vista tributario il permanent è, diciamo così, molto allineato rispetto alla disciplina ordinaria dei fondi. Un aspetto importante che vale la pena sottolineare della natura del permanent è proprio quello, come diceva il collega, di essere un capitale, rappresentare un capitale paziente. Quindi a differenza dei fondi di private equity, di venture capital, che hanno un ciclo di vita, no, normalmente, che prevede un periodo di investimento circa di 5 anni e poi una fase di dismissione, il permanent invece è appunto permanente, quindi consente dei cicli di investimento e di permanenza nell'asset più lunghi, prevede delle strategie appunto più pazienti, più a lungo termine, e da questo punto di vista viene visto a livello di policy come uno strumento particolarmente indicato per supportare la cosiddetta economia reale. Ecco, avvocato Sansone, io appunto a questo punto allargherei proprio il discorso, no, alla questione regolamentare, no, dei fondi di investimento alternativi, e le chiedo quale modifiche, stante appunto l'attuale legislazione, quali modifiche potrebbero essere introdotte per facilitarne la quotazione? Sì, sicuramente ci sono una serie di modifiche auspicabili per migliorare in generale il mercato e l'industria dei fondi di investimento alternativi in Italia. Alcune di queste iniziative, accennavamo prima, riguardano proprio l'allargamento della base di investitori. Ad oggi un fondo di investimento alternativo di tipo riservato, quindi un fondo che è più facile nel processo anche di costituzione in quanto non richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia, può essere sottoscritta da investitori professionali, MIFID, quindi investitori istituzionali o high net worth individual con importanti patrimoni, oppure da investitori che sottoscrivono almeno 500 milioni come ticket minimo. Ovviamente questo ticket minimo è particolarmente elevato, anche se lo rapportiamo ad altre esperienze, come per esempio al mercato lussemburghese, in cui vi è una classe specifica di investitori, cosiddetti well-informed investor, che possono sottoscrivere, anche se non sono investitori professionali MIFID, dei ticket più bassi, intorno ai 125.000 euro. Ecco, questo tipo di intervento è molto semplice da realizzare anche in Italia, in quanto comporterebbe la modifica di un decreto ministeriale, il DM30 2015, così da introdurre, diciamo, la possibilità per investitori anche non professionali, ma che magari acquistano il fondo di investimento alternativo in un regime di consulenza o di gestione, quindi consulenza evoluta, quindi l'intermediario che colloca il prodotto di fatto offre tutti gli strumenti per comprendere appieno la rischiosità e le opportunità dell'investimento in termini di rendimento. Quindi questa è una prima modifica su cui stiamo discutendo anche in ambito associativo con l'IPB e che è stata già portata all'attenzione di Consob e Banca Italia, e c'è sicuramente un clima favorevole nei confronti di una misura in questo senso. Un secondo aspetto altrettanto importante riguarda la velocità e il tempo necessario per costituire fondi di investimento alternativi in Italia. Non facciamo mistero del fatto che spesso si scelga o si guardi anche a Lussemburgo, che sicuramente rappresenta un'importante piazza per i fondi di investimento alternativi, anche per la velocità con cui in Lussemburgo è possibile costituire dei fondi di investimento alternativo. La cosa strana è che ci muoviamo a parità di normativa europea sul cappello della direttiva AFMD, quindi a parità di normativa ci sono maggiori ostacoli se seguiamo la strada italiana rispetto alla strada lussemburghese. Questo in particolare è laddove si intende costituire un fondo cosiddetto sotto soglia, cioè un fondo che è inferiore a 500 milioni come masse gestite, quindi potremmo dire piccole e medie iniziative, mentre in Lussemburgo, per esempio, con la disciplina dei RAIF e in generale degli investimenti sotto soglia, è possibile costituirlo in un giorno, sull'assunto appunto che sia commercializzato nei confronti di investitori professionali. In Italia i tempi per una SICAF, anche eterogestita con Banca Italia, sono particolarmente lunghi, quindi arrivano appunto sui 60-90 giorni, salvo appunto interruzioni in relazione al caso specifico. Quindi sicuramente c'è un ambito di intervento sulle cosiddette SICAF eterogestite, cioè laddove
la necessità è quella di costituire un fondo di investimento riservato a investitori professionali che è gestito da un SGR che ha già tutte le autorizzazioni, mentre in Lussemburgo questo può essere fatto in un giorno, in Italia c'è comunque un processo autorizzativo che nella sostanza è una contraddizione rispetto al nostro stesso ordinamento, perché se voglio fare lo stesso fondo cosiddetto contrattuale, quindi senza la SICAF, la forma societaria, lo posso fare senza autorizzazione Banca d'Italia. Se scelgo la forma societaria, quindi la SICAP, ho necessità di fare un procedimento di autorizzazione, ripeto, sempre nel mondo eterogestito. E questo che poi serve appunto anche in ottica di quotazione, chiaramente. Esattamente, questo in ottica di quotazione rappresenta in parte un ostacolo, in quanto si predilige appunto lo strumento societario per le iniziative come quella di NB rispetto alla forma contrattuale che è quella tipica dei fondi di investimento italiani. Ci si potrebbe spingere ancora un po' oltre e pensare a una disciplina dei sottosoglia ad hoc per i fondi di investimento quotati sul MIV. Questo proprio sull'assunto che, come dicevamo poc'anzi, le banche che accompagnano di fatto il gestore in quotazione offrono un ulteriore livello di tutela, in quanto effettuano delle valutazioni, una due diligence vera e propria, ci mettono la faccia, tra virgolette, nell'iniziativa. Quindi questo potrebbe in qualche modo spingere a ragionare su nuove forme, nuove iniziative che in qualche modo forniscano un fast track per quei fondi che vogliono andare in quotazione sul MIV e che comunque sono soggetti a un prospetto di quotazione che deve essere approvato da Consob. Ovviamente questo è un cantiere che in parte necessita di essere sviluppato, che presuppone anche un confronto con le autorità. C'è da dire che nella disciplina delle SIS, che sono società di investimento semplici dedicate in particolar modo al venture capital, c'è stata un'apertura a livello legislativo e poi anche da parte di Banca d'Italia nel favorire questi nuovi mini gestori, queste nuove mini SICAF con un focus specifico sul venture capital. Ecco, quindi diciamo che al momento c'è tutta una platea di potenziali investitori che non può accedere, diciamo, a questo tipo di mercato se non spostandosi all'estero. Ecco, io, dottor Brunelli, chiedo a lei invece quali sono le criticità e le modifiche che andrebbero introdotte dal punto di vista fiscale per agevolare questo tipo di strumenti. Ma partendo dalla premessa che c'è un interesse a livello di policy, direi, ma è abbastanza comprensibile, di spingere gli investimenti verso la cosiddetta economia reale, interessando a questo tipo di strategia anche il risparmio privato, cioè perlomeno determinate fasce del risparmio privato che fino ad oggi non sono state molto coinvolte nel finanziamento dell'economia reale. E lo strumento dei fondi alternativi si presta in particolar modo operare come intermediario dell'atto vigilato rispetto all'obiettivo di mettere in contatto, diciamo, queste masse di risparmio privato e la cosiddetta economia reale. Da questo punto di vista tutti abbiamo sentito parlare abbastanza, diciamo, ripetutamente del regime fiscale dei PIR, i piani individuali di risparmio, che hanno avuto un grande successo fino ad un certo punto, cioè hanno raccolto molti capitali che sono stati veicolati prevalentemente dal comparto del risparmio gestito, quindi dai fondi, non dai fondi alternativi, ma dai fondi UCITS, e hanno convogliato poi questi capitali in investimenti in società italiane prevalentemente quotate, no? Quindi diciamo che questi soldi non sono arrivati alle imprese, alle PMI non quotate, ad esempio. Questa il regime di PIR prevede un'agevolazione fiscale, quindi una sostanziale esenzione sui proventi distribuiti da questi fondi. È un'agevolazione che si è tentato di applicare anche agli asset alternativi. In che modo? Chiarendo che i fondi UCITS potessero investire anche in fondi alternativi, fondi chiusi, fondi private equity, fondi di venture capital, consolidando il patrimonio, il portafoglio dei fondi sottostanti nel proprio portafoglio per rispettare i requisiti, diciamo, di diversificazione propri della disciplina PIR e propri dei fondi UCITS.
Tuttavia, diciamo, in concreto questa soluzione non ha trovato una particolare applicazione, un particolare gradimento, diciamo, da parte del comparto, tanto che il legislatore ha tentato, diciamo, di introdurre dei correttivi per spingere questi piani di risparmio verso l'economia reale, imponendo dei vincoli ai fondi UCITS di investimento in fondi venture capital o in imprese quotate sull'AIM, sul mercato dei secondari. Questi vincoli che sono stati introdotti nella legge di bilancio 2019 hanno sostanzialmente bloccato il mercato dei PIR, la nascita di nuovi PIR, e si è entrati in una situazione di stallo che diciamo, potrebbe rientrare laddove il legislatore mettesse nuovamente mano alla disciplina dei PIR, togliendo questi vincoli e quindi ridando, diciamo, la possibilità alla raccolta di questo tipo di strumenti di ripartire. E questo in una prospettiva potrebbe essere un'opzione da utilizzare anche per estendere la disciplina PIR a fondi alternativi, magari con caratteristiche retail, quindi che possono essere quindi fondi chiusi ma distribuibili alla clientela retail a certe condizioni, per consentire finalmente di poter generare un flusso di capitali, un flusso di risparmio verso l'economia reale, cioè attraverso la intermediazione di gestori che professionalmente hanno appunto lo skill e l'obiettivo di investire in economia reale. Bene, io insomma, ci sarebbe ancora tanto da dire, però il nostro tempo a disposizione è scaduto, per cui io saluto e ringrazio i nostri ospiti, l'avvocato Grazie Sansone e il dottor Brunelli. a voi. Grazie a voi. Grazie e appuntamento alla prossima puntata con i nostri telespettatori.